Innanzitutto è un'ipotesi di data perché la scelta definitiva avverrà probabilmente nella riunione che si svolgerà mercoledì prossimo, quando sia l'indice RT sia il dato dei sintomatici giornalieri sarà chiaro e a tutti in maniera anche più forte e consapevole. E se questi presupposti si verificheranno tutti, credo che dalla prossima settimana si potrà tornare con le lezioni in presenza al 50%. E insieme alla lezione in presenza al 50% cercheremo di mettere in campo tutta una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza nelle scuole. Iniziative che già sono state in qualche maniera realizzate in qualche tempo fa, sostenendo i genitori e gli alunni e le famiglie nell'acquisto di sistemi per la didattica a distanza. Poi oggi interverremo sulla sanificazione degli ambienti e interverremo sull'areazione, sul ricambio e riciclo dell'area delle classi nelle scuole. Sono investimenti molto ingenti che impiegheranno risorse importanti della nostra regione, ma credo che sono uno strumento indispensabile per superare e aiutare a superare anche alla scuola, anche alle nuove generazioni con il ritorno della didattica in presenza, questa pandemia bruttissima che ci costringe e ci condanna ad una socialità praticamente molto molto limitata.